Salve a tutti! Nell'alta Val Venosta, al confine tra Italia e Austria, si trova il lago artificiale di Resia, un luogo incantevole, ma con una strana particolarità. Infatti, nei pressi delle sponde orientali del lago, dalle acque spunta un campanile in stile romanico risalente al 1300. Si tratta del campanile sommerso di Curon Venosta, in tedesco Graun im Vinschgau, una delle attrazioni più famose della Val Venosta. Sorge spontanea una domanda: che ci fa un campanile nelle acque di un lago? Tutto comincia negli ultimi anni dell'Ottocento. Nell'alta Val Venosta, nella conca erbosa che separava Curon da Resia, c'erano due laghi di piccole dimensioni chiamati Reschensee e Mittersee. Un ingegnere locale, Josef Dule, pensò di abbassare il livello del lago di Curon, il Mittersee, per ottenere nuovi terreni coltivabili. Tuttavia, a causa di una frana, il progetto sfumò, ma avrebbe ispirato invece negli anni successivi dei progetti inversi, ovvero di innalzamento del livello delle acque per lo sfruttamento idroelettrico. Intanto nel 1914 scoppiava la Prima Guerra Mondiale, che si concluse nel 1918, anno in cui la Val Venosta, insieme al resto dell'Alto Adige, fu annessa all'Italia, in base al Trattato di Saint-Germain. Il primo progetto per lo sfruttamento idroelettrico in questa zona risale agli anni 20 e comportò un innalzamento del livello delle acque di soli 5 metri. Non avrebbe dato alcun problema agli abitanti, per cui non ci furono proteste, anche perché la presenza di un grande lago in questa valle ne avrebbe mitigato il rigido clima invernale. Nel 1939 il governo fascista incaricò la società Montecatini di realizzare ingrandendolo il progetto degli anni 20. Senza coinvolgere la popolazione locale e forte dell'appoggio del governo italiano, la Montecatini decise di costruire una diga a terrapieno alta 27 metri nei pressi del paese di San Valentino, con il conseguente innalzamento di 25 metri del lago. L'intera conca erbosa sarebbe stata inondata e sia Curon che la parte bassa di Resia sarebbero stati sommersi. Ci furono subito delle proteste, se non che nel 1939 scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, a causa della quale dapprima i lavori andarono a rilento e poi con l'occupazione nazista si interruppero del tutto. Passata la guerra, con il ritorno della democrazia, gli abitanti della valle speravano che fosse passato anche il pericolo della diga. E invece nel 1947 la Montecatini tornò nella valle e annunciò l'immediata ripresa dei lavori. Ricominciarono le proteste. La popolazione locale non voleva vedersi derubata delle proprie case, della propria memoria storica, artistica e culturale, nonché dei terreni coltivati, unica fonte di sostentamento a quei tempi. Il popolo di Curon, guidato dal parroco Don Alfred Ripper, scomodò tutte le istituzioni possibili. Il 3 luglio del 1948, Don Alfred si recò a Roma per chiedere aiuto persino al Papa Pio XII. Ma inutilmente. Neppure il pontefice volle recare disturbo ai grandi interessi economici italiani, per cui il progetto non si fermò e i lavori andarono fino in fondo. E così, tra il 1947 e il 1950, gli abitanti furono espropriati delle proprie case e dei propri terreni, in cambio di irrisori indennizi. Si parla di una lira per ogni metro quadro. 150 famiglie furono ridotte sul lastrico, metà delle quali dovettero emigrare. Il 1 agosto del 1949 la diga era pronta e le cataratte furono subito chiuse. Tra la fine del 1949 e il 1950, mentre l'acqua lentamente saliva, la Montecatini demolì Curon Venosta e la parte bassa di Resia casa per casa. Non bisogna lasciarsi ingannare, infatti. Sotto le acque del lago non ci sono le case. Non è come nel caso del piccolo villaggio di fabbriche di Careggine in Toscana sommerso dal lago di Vagli. In questo caso del paese vecchio non è rimasto nulla. Una testimonianza di quei giorni dice: Curon è in fin di vita, come un malato all'ultimo stadio. Muore a poco, giorno dopo giorno l'acqua si fa strada, giorno dopo giorno rimbombano le esplosioni e non appena si dirada il fumo, un'altra casa è stata distrutta. Alle 8 di sera del 16 luglio 1950 le campane della chiesa suonarono per l'ultima volta. Poi, il 19 luglio, queste furono rimosse dal campanile. Il 23 luglio si tentò di demolire anche la chiesa. Le cariche da demolizione polverizzarono l'edificio, ma si decise di lasciare intatto il trecentesco campanile perché considerato un bene artistico troppo prezioso. Nei mesi successivi l'acqua salì e il campanile venne parzialmente sommerso.
Intanto le popolazioni locali furono temporaneamente alloggiate in dei container, del tutto inadeguati per far fronte al rigido inverno della Val Venosta. Negli anni successivi Curone e Resia furono ricostruiti poco più in alto, ed oggi sono tornati ad essere due paesi fiorenti, nonché amene località turistiche sia d'estate che d'inverno. Il campanile del lago è ad oggi uno dei soggetti più fotografati e conosciuti della valle, e d'inverno, quando il lago si ghiaccia, è possibile raggiungerlo a piedi. C'è chi parla della fine di questo paese come un sacrificio sulla via del progresso, e c'è chi ne parla invece definendola frutto di pura avidità. A voi il giudizio. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, metti un like e fatti un giro sulla mia pagina di Facebook. Grazie della visione.